Allora, ciao ragazzi, come vi avevo detto che facevo un video dove faccio vedere come facevo il mio logo, che sarebbe questo qua. Come potete vedere è un video. Ok? Beh, è un video che comunque si ripete. Vedete? Ok. Allora, innanzitutto ci serve Pinnacle 12 Ultimate. Allora, io vi ho messo il link di download zone dell'Ultimate. Se non lo trovate, aspettate domani sera circa, che lo sto uppando su Mecha Upload, quello che ho io. Se avete bisogno, perché l'installazione è un po' complicata, se avete bisogno comunque mandatemi un messaggio privato. Allora, questo è l'Ultimate 12. Cosa dobbiamo fare? Aprite, allora io apro Photoshop, voi aprite quello che volete, insomma quello che volete. Se lasciate stare sto coso che rompe le palle, coglioni, devo... Adesso, se volete modificarlo come volete voi, naturalmente, eh? E tanto per farvi vedere che potete fare quello che volete, non rompere il cazzo. Sì. Allora, per esempio, io metto, per esempio, metto Dante così, per farvi vedere. Mettiamo Dante, poi cerchiamo un'altra immagine, vediamo, una a caso proprio. Per esempio, mettiamo questa, così, vabbè, alla cavolo lo sto facendo, cioè, anche perché sarebbe un po' da star lì a fare un po' di robe. No, meglio di no. Allora, io vi dico una cosa. Dobbiamo avere uno sfondo nero. Perché, come potete vedere, il mio sfondo è nero. Io ho scaricato questa immagine con lo sfondo nero. Perché almeno Vegas, quando lo metterete su Vegas, diciamo che ve lo fa trasparente. Io ho messo per esempio questo, però andate a prendere immagini nere. Adesso facciamolo una a caso. Sì, va bene, ho capito. Vediamo. Non ho immagini nere. Con tutte le immagini non ho un'immagine nera. Va bene, andiamo a scaricare un'immagine nera. Vedete che vi sto mettendo su Mega Upload. Mi ci vorrà un po' di ore. Però oh, sono 3 giga di roba. È bello grosso. Allora, andiamo un'immagine. Per esempio, volete trovare una cosa che vi piace a Resident Evil? Fate. Scrivo come una cacca. Resident Evil. Vi vengono tutte le immagini. Qua fate nero. Qualsiasi colore fate nero, così vi vengono immagini nere. Ecco, su, più sul nero, insomma. Per esempio. Esempio, state facendo questo. Il gameplay di questo qua. Cosa fate? Lo scaricate per farvi vedere, naturalmente so che sono banali queste cose, ma è meglio farvi vedere sempre tutto. Desktop e salva. Oppure se proprio non ne ho, lo fate già in trasparente. Poi Pinnacle QQQQQQ. Ecco, dove vedete il T, la T di testo, quando lo scaricherete, schiacciate due volte. Vi appare sta cosa qua. Ok, allora intanto schiacciate questo, che sarebbe il testo in scorrimento orizzontale come il mio. Poi scegliete quello che volete, vi dico che se avete Photoshop e avete dei font di Photoshop, ve li legge anche Pinnacle, per esempio, vi faccio vedere. Dead Space. Eccolo qua. Per esempio, e adesso scriviamo. Faccia Pirate, no. Cosa posso fare? Revi 91, dai. Vabbè, lasciate stare che va fuori, tanto deve, comunque si deve... Deve muoversi. Qua scegliete quello che volete, insomma. Cioè... Qua ce n'è un po', scegliete quello che vi piace, tipo questo è quello che avevo io. E scegliete. Allora, noi mettiamo questo qua che avevo io, dai. Facciamo così. Eccolo qua. E poi l'immagine. Associato immagine. Andiamo su. Che
cartella, desktop, e andiamo a trovare quella che abbiamo scaricato. Eccola qua, apri. Eccola qua, la vedete? Ok. Adesso, questa è quello che abbiamo noi. Questo qua, ripeto, va orizzontale, eh? Lo fate come volete, poi lo ingrandite come volete, insomma. Ui, ciccio. No, perché dovete farlo prima. Coglioni. Vediamo se funziona così. Ecco. Volete farlo bello grosso? Tanto così per farvi vedere, eh? Non è che... Aiuto! Aiuto! Troppo grosso! No, vabbè, ma è giusto, perché tanto... Dopo vi faccio vedere... Ecco, adesso dopo vi faccio vedere... Ok, fate. Adesso lo facciamo vedere, lo facciamo provare così vi faccio vedere che è giusto. Guardate. Vedete? Ok. Lasciate stare questo. Questo è soltanto il video dove mettiamo il logo. Naturalmente cosa fate? Lo allungate quanto volete. Allungati stronzo. Ecco, quanto volete. E fate la stessa cosa se tipo volete cambiare questo. La scritta, la volete cambiare o volete cambiare il logo. Rifate la stessa cosa con un'altra immagine, con un'altra tipo... Questo qui, tipo questa qua, fate testo, fate questo qui, riscrivete. Breve 91, così a cazzo, ripeto, sto facendo. E fate ok. Ed eccolo qua, per esempio, faccio vedere da qua. Niente. Che adesso va, perché... Più è lungo e più va piano il logo, ve lo dico. Quindi se volete fare lo stesso logo, vi faccio vedere. Ecco, vedete? E parte, insomma, cioè lo vedete, no? Come volete voi? Oh la la la, evviva! Ok. Se volete tipo fare tutto questo qua, però va troppo lento. Lo fate. Chi te l'ha detto? Fate così. Pezzettino, vedete già quant'è la velocità da così. Così tipo vi va bene? Ok, allora fate così. Fate copia. E fate incolla. E continuate così. Così in maniera tale che comunque la velocità non cambi, non si allunga. Va sempre come volete voi. Facendo così. Adesso, quant'è? Un minuto. Sì, dai, lo renderizziamo. Creazione filmato. Fate. No, AVI no, assolutamente. Dov'è? Real media, ecco. E poi decidete grande, medio, prodotto. Quello che volete, perché già sarà gigante. Madonna. Windows media, scusate, che pirla. E fate. Boh, decidete. Non fatelo gigante, perché tanto serve a niente. Alta qualità PAL va bene. Sì, va bene così, cioè non state lì troppo. Creazione filmato. Ok, e fate creazione file. Adesso mi. Desktop. Il mio filmato, va bene. VMV, ricordate che è meglio VMV perché Vegas. Vabbè, con Vegas 10 che vi ho messo anche gli MP4 finalmente legge. Oddio, vabbè, intanto che fa qua, apriamo Vegas, dai. Where are you? Where are you? Ah, eccoti. Apriamo Vegas. Adesso apriamo anche già un video mio. Così. Così alla cazzo, tipo. Devil May Cry. Quelli che dovrò fare. Vi faccio vedere così almeno cosa faccio. Qua c'è già il mio logo. Però noi proviamo quello che abbiamo fatto. Così vi faccio vedere. Mettiamo un video alla cazzo di cane. Ecco qua. Chiudi. Ah, questo non è un video per far vedere come usare Vegas, quindi non ve lo... È nell'altro video che vi farò vedere come usare Vegas, ovviamente. Non è adesso. Mettiamo Vegas qua. Where are you? Madonna, quanto è lungo. Vabbè.
Almeno vi faccio vedere. Tanto vediamo a che punto è. Questo lo chiudiamo. 40 mega. Eh beh sì. Oh mamma. Scusate la lentezza, ma quasi quasi. No, perché sennò poi viene un puttanaio. Dai, dai, su, su, su. Vabbè, intanto vi spiego anche una cosa. Questo qui è quello che ho io. Vedete che è un file ISO di Pinnacle, no? Da se scaricherete il mio, o comunque scaricherete un altro che è un file ISO, non c'è bisogno che lo mettete su un DVD, un CD. Scaricate Demon Tools Lite, che è gratis almeno. Prendete questo, lo mettete qua e ve lo farà partire, ve lo installa come se, diciamo, che è un lettore virtuale di file ISO, no? Così almeno vi semplificate la vita, che a me piace anche da Demon Tools Lite, ricordatevelo, se no dovete mettere l'Apache, cazzo, e match and charge e tutto il resto. Beh, qua c'ho un po' di puttanio, scusatemi. Cioè, ma non è che ho tutta la notte io. Oh, alleluia. Scaricato Camtasia. Oh, vada, mi fa vedere la durata. Che bello, alleluia. Camtasia gratis, bellissimo. Vabbè, ha finito. Vuoi salvare? No. Eccolo qua. Allora, qui mettiamo il filmato. Questo andrà sopra il video. Ok, bene. Allora, mettetelo, lo allungate. Vabbè, ma questo dopo ne parleremo. Cosa fare? Allora, prima di tutto schiacciate destra e fate pane crop. Ok? Io ce l'ho già. Guardate, vi faccio vedere. Io ce l'ho già preso qua il logo. Vedete? Però, vabbè, ripeto, anche quello lì ve lo faccio vedere in prossimo video. Tanto soltanto adesso per farvi vedere come funziona. Vedete che è nero, no? Io faccio screen. Buff! Avete visto? Vedete? Vabbè, faccio vedere. Beh, lo conoscete noi miei video. Vedete? E avete questo. Adesso lasciate perdere come il video e tutto, che qua tra, che non ci deve per far vedere come si fa. Ricordatevi, potete farlo come volete, perché nessuno vi dice di farlo, di avere il logo nero e tutto, però il logo nero, diciamo che, come potete vedere, almeno si nasconde. È meglio il logo nero perché lo fa diventare trasparente quando fate il video. Basta, questo era quello che volevo dirvi per fare il logo, che è una cazzata, cioè lo potete creare anche voi il logo, tipo prendete un'immagine su sfondo nero, la fate, la ritagliate cazzi e mazzi, la mettete e potete anche fare un video solo con un'immagine, non c'è bisogno se non volete la roba a scorrimento, cioè per far vedere che comunque. Niente, questo è il. Per farvi vedere come fare il logo, se avete bisogno, come al solito, mandatemi un messaggio privato. Spero che vi sia utile tutto. E un bacio da Revi e al prossimo video dove vi farò vedere come modificare un video come lo faccio io, prendendo un video alla cazzo. Ciao a tutti da Revi.